Ci fu un'idea. Di mettere insieme un gruppo di persone straordinarie. Per vedere se potevamo diventare qualcosa di più. Così, quando sarebbe servito, avremmo combattuto battaglie. Per loro impossibili. Buongiorno signori e signori, sono Jordi Cass e il tempo è cupo, ma è un buon giorno perché noi andiamo a caricare i boys e andiamo al Cremona Circuit. Devo inquadrare questo momento, aspetta, qual è stato? Porca troia. Mamma mia. Come sarà non arrivare a Cremona perché batterei prima il furgone Lorenzo? Io già l'ho pronosticata questa cosa. Facile, facile, che è. Me reggi? Posso morire, da davanti. Il pallone di là. Loaded, baby! La terza pista, niente, così di fila si fa. I ragazzi Matteo Hollins e Christopher Giaccariati. La mia Giaccaria, stiamo andando un po' più pratici. Ho aggiunto l'ultimo giorno che abbiamo fatto Mugello per gli days. Let's go. Ora andiamo a caricare Big. E poi si parte a caricare Vince. Questo silenzio. Abbiamo caricato il furgone. Ready? E siamo ready. Go. La zingaraca, la barbonata, il dietro l'è pronta. Si va in mercato. Oh, si può andare, ready to go. Okay. Prossima tappa. Dove? Cremona. Autogrill. Ha ragione. No, prossima tappa a Calenzano. È vero, no, ok, no. La regina di Sagra. Nope. Guidate il Vince un attimo e niente, ti missili tutto a posto e poi c'è. Com'è? E a fare un giro romantico con me, tesoro. Ti porto al tramonto sulla pit lane di Cremona Circuits. La vedi quella curva là? Quella là la voglio fare di traverso. Signori, dopo lo smatto per caricare le signorine. Che è lungo però. Siamo quasi pronti per mangiare. Vero? Dico bene, Bianca? Dici benissimo. Non abbiamo caricato le signorine, ci cioè abbiamo scaricato le signorine. Abbiamo una collezione di tute e siamo pronti per. Cosa stai facendo? Perché sgrilletti? Cosa stai facendo? Come va? Male. Male? Non sono bravo io in queste cose. Lo faccio io? No. Ma ormai la tua è. Uno dei miei monti preferiti è quello dove si attacca il numero. A Massa hanno dato il numero 106. A Mirko stranamente hanno dato il 98. Guarda qua. Insomma, ha dato ai Matteoli 607. E secondo voi che numero è toccato a me? Quello che si merita. Il numero 104, va bene? Ma va? Quindi passerò tutta l'intera giornata a dimostrare chi ha il 104. Vaffanculo, vaffanculo. Chi ha il 104 ha delle capacità in più, non in meno. Questo lo faccio per voi, 104. Cioè, Dio mai era 200 numeri, 104. Ma non puoi tenere un altro. Se ne dai che bello. Così ti fanno passare. Arriva la pizza, senti il profumo. Ah, e quindi è bello mangiare la pizza. Allora, signori, abbiamo allestito un campo roms. Ah. No, se mi butto giù non mi alzo più. Oh, sì. Dove vince? Prima mi hai visto. Abbiamo cenato con le pizze, abbiamo fatto il giro della pista e ora mi farò una cosa e poi dormiamo. Ecco la cosa importante. Il missili birthday. Dai, gli auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Detto che le dà, ma infatti avevo la sveglia.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Hey, ok. Le fighe ci levano le termo. Primo turno, piano piano. Dopo di Spagna. Gli adesivi. Bravo Big. Ma che cazzo ne hai? L'ho detto. Oggi se non viene un video fatto male mi incazzo. 12.000 GoPro, guarda qua. Guarda qua. Una, qua, due, là, tre, qua. Poi c'è Alex che dovrebbe riprendermi. Primo turno andato. Thank you.
Secondo turno andato, abbiamo sgrattugiato il gomitino. Ora obiettivo entrare di traverso, andiamo. No, scherzo, obiettivo sempre riportarla a casa. Non mi piace. Vamo! Vamo tutto! Si sta dando gas, cioè porca la mi gliccia. Allora, pausa a mangiare. Vedo. Allora, io vorrei dire ai suoi follower chi è per ora il più veloce. Vado via, giornata. Allora. Cos'è successo qua? Non te lo fa niente. Cavolo la pedana, guarda. Cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Mi sono divertito, vai. Gomitino sì, eh. Gomitino c'è. Poi ho messo anche la spalla. Poi ho preso anche tutto il resto. A te. Cosa stai combinando? Ce la fai o no allora? Ci si dovrebbe fare. Ci si dovrebbe fare. Sì, si vede alla garetta. Alla garetta, riparto la gara, te lo faccio. So bene di non essere un pilota professionista, so bene che non ci sono punti in palio per un campionato. Però l'emozione, l'adrenalina, la voglia di arrivare è sempre tanta. Un giro lanciato più 7 giri da fare a fiamma. 7 giri dove parto decimo e volevo dimostrare al mio team che potevamo arrivare sul podio.
Vecchio detto dice: non c'è vittoria se questa non è condivisa. Andiamo! E oggi ho capito il significato di questo detto. Vincere è bello, arrivare su un podio è bello, ma la felicità di poter condividere questo momento con altre persone, contente per un tuo risultato, è qualcosa di bellissimo. Ehi, che cos'è? No? Vamos, chico! Vabbè, P3, non... baby, P3! Quindi grazie a voi ragazzi, grazie di essere venuti in pista con noi, grazie al team Missili per tutte le belle esperienze che stiamo vivendo. E l'avventura è appena iniziata. Signore e signori, è stata una giornata pazzesca. A un certo punto si è lanciato lì, a parte quello Topperi, abbiamo fatto la gara, eravamo partiti un po' garellosi, avevo una mentalità, volevo vincere, partivo decimo, avevo il numero 104, che non mi piaceva. Però partivo decimo, ho detto io voglio la coppa. Ho sempre voluto mettere qui una coppettina.